L'economia russa è in ripresa e anche per le aziende italiane si aprono nuove possibilità. A confermare dal Forum Economico di San Pietroburgo il trend positivo è Gaetano Miciche, presidente di Banca IMI del gruppo Intesa, gruppo che in Russia è da 4 decenni. Intesa San Paolo opera in Russia da oltre 40 anni, quindi la Russia per la mia banca è uno dei paesi più importanti al mondo. In più, nell'interscambio Italia-Russia, il lavoro che si è fatto negli ultimi decenni è rilevante sia per l'Italia che per la Russia. Nel mondo del corporate, quindi quello che io seguo in particolare, la maggior parte delle aziende italiane, le più importanti, Eni, Enel, Pirelli, Snam, Saipem, Maire Tecnimont, sono aziende che operano da diversi anni con la Russia, così come tante delle più importanti aziende russe, non solo produttrici di materie prime, ma anche venditrici di altri tipi di prodotti, operano ed esportano in Russia. Quindi diciamo la liaison fra questi due paesi è rilevante. La voglia della nostra banca di continuare ad assistere sia le aziende italiane che incrementeranno, io mi auguro, i loro rapporti con la Russia, che quelle russe che vorranno sempre di più considerare l'Italia un paese anche di sbocco dei loro prodotti, è fortissima.